Iniziamo nella giornata di domani, 7 settembre. E domani 7 settembre dovrebbe uscire un aggiornamento riguardante Assassin's Creed Valhalla. Ci saranno nuove razzie fluviali, nuove armi, nuovi pezzi d'armatura e tre nuove abilità. Quindi sarà un ottimo aggiornamento. Dopodiché, l'attesissimo PlayStation 5 Showcase, l'evento PlayStation, che dovrebbe uscire alle ore 10 di sera, ora italiana, il 9 settembre. Quindi questo è il 6 settembre, oggi è il 6 settembre, tra 3 giorni uscirà l'evento. Che cosa riguarderà questo evento? Benissimo. Allora, ci sono state alcune conferme e alcune non. Quindi sulle conferme sono ufficiali, invece riguardante le altre conferme non mi prendete in parola. Sono solo cose leakate, forse. Allora, direi di partire subito. Faranno vedere Horizon Forbidden West, che tra l'altro sarà l'unico gioco ad avere il passaggio da PlayStation 4 a PlayStation 5 gratuito. Quindi, che cosa significa? Tutti i giochi passati, vabbè, da PlayStation 4 a PlayStation 5 sarà gratuito, compreso Horizon Forbidden West quando uscirà. Invece il nuovo God of War, il nuovo Death Stranding, nuovi giochi che arriveranno, purtroppo ci sarà da pagare 10 dollari o 10 euro a seconda di quale stato ci siamo. Purtroppo questa è una notizia abbastanza brutta, però niente, dobbiamo accettarlo purtroppo. Dopodiché, bomba God of War, ragazzi. Il trailer di God of War uscirà e come? E io ho anche predetto, pronosticato una data di uscita. Uscirà nel 2022, sì, ad aprile, come l'anno scorso God of War. E faranno vedere qualcosa di Gran Turismo. Non mi piace, sai, non mi interessa e quindi niente. Poi che altro? Ah, sì, ci sarà mercoledì un roadmap su Marvel's Avengers. E forse giovedì l'evento PlayStation 5 faranno vedere Spider-Man. Sì, l'hanno confermato. E niente, aspettiamo solo il 9 settembre. Invece, i giochi che vorrei, quindi leakati, vorrei che uscissero i trailer sono Death Stranding Director's Cut. Si è vociferato una nuova storia aggiuntiva di Death Stranding e niente, non ci hanno fa fatto vedere pochissimo e speriamo che nell'evento ci fanno vedere molto. Poi, Marvel's Guardians of the Galaxy, spero di farci vedere qualche cosa almeno lì, almeno qualche cosa in più, diciamo. E infine, Dead Space Remake. Ora, io in questo gioco ci ho giocato ai tempi andati su PlayStation 3. Io spero che non esca solo per Xbox, perché sarebbe una grande perdita per Sony, per PlayStation e per gli utenti di PlayStation. Spero che esca pure per PlayStation 5 e 4, soprattutto il 4, ma dubito. Invece, cosa non hanno confermato? Il PlayStation VR su PlayStation 5, quello non hanno ancora confermato, e GTA 6. Ragazzi, è inutile aspettare, GTA 6 arriverà tanti anni dopo. Dovete aspettare, ragazzi. E niente, ragazzi, questo era un video review di questa settimana. Quindi, mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, la campanellina per rimanere sempre aggiornati, anche poco, però va bene. E niente, ci vediamo in un prossimo video.